Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Let's Play Shadow of Brimstone in italiano. Prima di cominciare il nostro nuovo town stay nella città di Capable, vi mostro le abilità, o quantomeno vi descrivo le abilità che hanno guadagnato il bandito Sanchez e il Preacher Malopasso raggiungendo il livello 3. Allora, per quanto riguarda Malopasso, come abilità ha scelto di prendere Belief, che gli permette di scegliere un nuovo sermone della categoria Blessing. In questo caso Malopasso ha scelto questo sermone, Holy Speed. Praticamente quando lo utilizza spende 2 punti fede e dà a un altro eroe che sta entro 8 caselle da lui un bonus di più 3 iniziativa. Scusate, sto per starnutire, quindi ho la voce un po' strana. E quindi insomma Malopasso ha guadagnato questo potere che adesso aggiungo alla sua lista di poteri qui. Mentre invece Sanchez ha guadagnato un'abilità che si chiama Strong Arm, braccio forte, gli dà un bonus permanente di più 1 forza portando la forza di Sanchez a 5 e raddoppia la gittata massima a cui può lanciare la dinamite, quindi praticamente ha più gittata di un fucile a cerchio, perché la gittata della massima della dinamite è forza più 3, lui è forza 8, la può raddoppiare e può lanciare la dinamite a 16 caselle, cioè incredibile, penso che non ci servirà praticamente mai. Comunque, detto questo, cominciamo la nostra avventura, c'è il nostro town stay, e allora tutti gli eroi decidono di passare la prima giornata in albergo. Quindi ogni eroe pagherà 10 dollari. Dopodiché, peschiamo subito un delle event. Ah, vi dico che questa è una città generica, quindi non ha nessuna regola speciale. Ci sono semplicemente questi edifici, ora vi dirò cosa. Ora vedrete cosa faranno tutti gli eroi. Dunque, il primo degli event dice Just another day, non succede niente. Quindi, metto il mazzo qua. Allora, andiamo con le azioni. Allora, Sanchez per primo. Ah, vi dico che gli oggetti che mostro qui non sono tutti gli oggetti che possiedono i personaggi, perché come vi avevo detto tempo fa, alcuni personaggi, specialmente Sanchez, hanno una lista talmente lunga di oggetti, guardate, queste carte sono tutte di Sanchez, che è veramente impossibile metterle lì in maniera che siano facili da vedere. Quindi ho deciso di mettere lì, bene o male, gli oggetti più importanti. Comunque, vediamo sta roba di Sanchez. Sanchez, cominciamo con Sanchez che vuole vendere il Tribal Necklage, cioè questo oggetto qua, e quindi Sanchez fa 225 dollari. Ne aveva 280, quindi va a 505 dollari vendendo questo oggetto. Leverò dopo i soldi spesi di alberghi, li calcolerò alla fine del town stay. Dopodiché vuole andare al Mutant Quarter. Per quanto riguarda invece Firebrand aveva comprato un cavallo e lo vuole. Scusate, l'ho chiamato Firebrand perché è il nome che usa nel forum. Malopasso, quindi lui desidera innanzitutto vendere il suo. Desidera innanzitutto vendere il suo cavallo. Il cavallo di Malopasso può essere rivenduto a 300 dollari. Quindi Malopasso guadagna 300 dollari andando a 2280 dollari. E gli leviamo il cavallo. E poi come altre azioni. E poi lui vorrebbe andare alla Front Outpost. Quindi lo mettiamo qui. Per quanto riguarda invece Florence, che mi ha detto che l'accento va sulla O, quindi d'ora in poi spero di riuscire a pronunciarla bene. Allora, Florence non vuole vendere niente, ma vuole semplicemente andare per come primo giorno al saloon. Molly invece, dunque, anche lei non vuole vendere niente per il momento e vuole andare allo Smuggler's Den. Quindi questo è il nostro primo giorno. E allora cominciamo con Florence.
Aspettate che prendo le schede delle città. Allora, cominciamo col Mutant Quarter di Sanchez. Dunque, vediamo che cosa gli succede andando al Mutant Quarter. Doppio 1! Ah, come sempre. Come sempre non ho dimenticato di dare un grit a ogni eroe. Incredibile. Cominciamo bene subito con un doppio 1. Dunque, io direi di ritirarlo perché soprattutto il Mutant Quarter è un effetto veramente brutto. Ritiriamolo. 4. Allora, Railroad Strike. I dipendenti delle ferrovie mutanti stanno manifestando per strada e il caos si sta degenerando. Tutti gli eroi che si trovano al Mutant Quarter, insieme ad altre due locazioni randomiche, quindi tirerò 2d8, ed è la locazione 1 e la locazione 7. Devono immediatamente tirare un d6. Se il risultato è uguale o inferiore al numero di mutazioni che possiedi, riesci a scappare senza che ti succeda niente. Dunque Sanchez credo che non abbia, sì, non ha nessuna mutazione, quindi è inutile tirare. E qui non ci sono eroi. Sostanzialmente Sanchez viene coinvolto nella folla e subisce un d6 ferite. 3 ferite che si porterà nella prossima avventura. Mettiamo 3 ferite a Sanchez qua. Dopodiché, fatto l'evento, Sanchez nel Mutant Quarter vorrebbe comprare 2 bende e 2 whisky. Quindi diamoglieli. Allora, 2 bende e 2 whisky, pagandoli rispettivamente 40 l'uno, quindi 80 a 160. Quindi Sanchez guadagna 2 whisky e 2 bende. Pieno di segnali di Sanchez. E spende $160 dei 505 che aveva, quindi resta $345. Bene, questo dovrebbe finire il primo giorno di Sanchez. Sì, andiamo al primo giorno di Malopasso. Malopasso invece voleva andare al Frontier Outpost, quindi prendiamo la scheda del Frontier Outpost e vediamo che evento fa. Dunque, tiriamo. Cambiamo dadi, visto che quelli erano stati un po'. Tiriamo 2 dadi per l'evento, un 3. Darkstone Explosion. Ci sono troppe Darkstone, e tenerle tutte nello stesso posto non è mai una buona idea. La banca del fortino esplode. C'è subito un vero e proprio cataclisma. Un portale con un altro mondo si apre, è una massa di tentacoli, esce dal portale e comincia a prendere la gente del villaggio. No, aspetta, leviamolo questo evento, veramente. Ritiriamo anche con Malopasso. Mamma mia, che sfortuna questa città. 3, la stessa cosa. Niente, allora. Malopasso deve fare un test di forza al 5 o più per combattere i tentacoli. Vediamo, Malopasso ha una forza di 4. No, di 3, scusate. È riuscito a fare un 5 o più. Ci riesce. E allora, riuscendo a sconfiggere i tentacoli, riesce a scappare e non morire. E guadagna 20 punti esperienza. Guadagna 20 punti esperienza e riesce a scappare. In ogni caso, il Frontier Outpost è distrutto e non può più essere visitato per il resto del Town Stay. Ah, mamma mia. Dato che Malopasso voleva vendere in realtà le Darkstone e non c'è riuscito, posso fargli fare un turno extra rispetto a quelli che mi aveva dichiarato per vendere le Darkstone allo street market, visto che si possono vendere anche lì. Comunque, passiamo a Florence. Florence abbiamo detto che andava al saloon. Quindi tiriamo l'evento del saloon. Speriamo che le vada bene. Mamma mia, che sfiga questa città.
Oh, 11. Comincerai la prossima. Allora, la canzone del pianoforte ti rincuora e ti dà la forza di andare avanti. In sostanza, nella prossima avventura, Florence comincerà col massimo del grit. A me non è. Allora, Florence, che cosa voleva fare? Voleva fare un casual poker. Praticamente vuole giocare a poker, quindi deve spendere 50 dollari e fare un test di Kunning al 5 più. Lei ha Kunning 4. Kunning sarebbe praticamente intelligenza o furbizia. Allora, deve riuscire. Per ogni 5 più guadagna 50 dollari. Lei ne ha spesi 50. Quindi già ha recuperato quello che ha speso. Noi spendiamo un grit per fargli ripetere questo tiro. Così sì, in sostanza ha vinto e ha guadagnato 50 dollari. Ne ha spesi 50 e ne ha guadagnati 100, quindi Florence va a 500 dollari. Però guadagna un segnalino a Wanted Attention. Perché ha vinto dei soldi in città. Credo che Florence non voglia fare nient'altro al saloon. Esatto. Passiamo a Molly. Molly è andata allo Smuggler's Den, al covo dei banditi. Prendiamo la scheda. Dunque, Smuggler's Den. Prima di tutto tiriamo il suo evento. Fatto un 10, a big hole. Ci sono ancora più oggetti illegali che sono stati trovati che sono direttamente in vendita al black market, al mercato nero. Probabilmente sono caduti per sbaglio da una carovana, dicono. In sostanza, pescheremo due oggetti extra dal black market. Quindi cominciamo subito con la visita del black market, che normalmente sarebbero 3 oggetti più 2 per l'evento, 5. Dobbiamo tirare 5 dadi. Ogni 1, 2, 3 vuol dire che c'è in vendita una carta gear, ogni 4, 5, 6 vuol dire che c'è un artefatto in vendita. Quindi ci sono due artefatti e tre carte gear in vendita. Vi dico che se pesco carte gear tipo quelle che ti dicono prendi due bende oppure prendi due whisky, quelle di solito le scarto per il black market. Allora ci sono tre carte gear, quindi un telescopio, delle pagine di diario. Diario di viaggio. Oh, è la lanterna dell'esploratore. Questo è un gran bell'oggetto. Dopodiché abbiamo detto dobbiamo prendere due carte world per vedere da dove vengono gli artefatti. Dunque, dobbiamo prenderle una alla volta perché potrebbe capitare anche lo stesso. Cominciamo con un artefatto di 3 terra e poi continuiamo a mescolare. Ed uno di Cinder. E dobbiamo prendere un artefatto di 3 terra ed uno di Cinder. Quello di 3 terra è una carica termica, mentre quello di termiti, non termica, scusate la banale traduzione, mentre quello di Cinder Benian Robes. Allora, quindi vediamo cosa fanno questi oggetti. Il cannocchiale pesa 1. Dà più 1 alla furbizia e quando viaggi in città puoi cancellare o ritirare uno dei travel hazard. Questo è semplicemente puoi scartarlo per guadagnare un grit e guadagnare 50 punti esperienza. Mentre questa è molto carina, questa lanterna si sostituisce da una lanterna base, solo che Molly non se la può permettere, questa è troppo cara. E una volta per turno, se c'è un segnalino esplorazione che è appena stato rivelato, puoi spendere un grit e subire un D6 colpi orrore per scartare quel segnalino esplorazione e prenderne un altro. Quindi praticamente velocizza questa lanterna, in sostanza velocizza il ritrovo di eventuali indizi nei segnalini esplorazioni o nulla segnalini esplorazione brutti, negativi. Dopodiché la carica alle termiti, come funziona? È come una dinamite che viene scartata una volta tirata,
Ogni fondamentalmente invece di fare un D6 fa 2 D6, ma costa 250. Però considerato che una dinamite normalmente costa 200, non è male. Invece la Balion Rob dà più 3 alla vita e immunità al fuoco. Che non è niente male, ragazzi. Non è niente male. Però Molly possiede già una cot, una giacca. Quindi se ne fa poco. In ogni caso gli oggetti li lascio qui, perché se qualche altro eroe al solito vorrebbe comprare uno di questi oggetti, potrà semplicemente... graffiato queste carte? No, graffiato. Potrà semplicemente... prima della prossima avventura dichiararmelo, gli levo i soldi e gli do la carta. Dopodiché sempre qui allo Smuggler's Den credo proprio che Molly non voglia fare nient'altro. Sì, non vuole fare nient'altro. E quindi passiamo al secondo giorno. Per passare al secondo giorno, per prima cosa tiriamo su, per vedere se succede qualcosa di brutto. Se faccio uno con questo dado succede qualcosa di brutto. Per fortuna no, abbiamo fatto un 6. Allora è il secondo giorno, tutti gli eroi vanno di nuovo in albergo, quindi avremo speso in totale, aspetta che metto dei segnalini per ricordarmelo, ogni eroe ha speso $20. E dopodiché, allora, cominciamo con Sanchez, che voleva andare al Frontier Outpost per vendere le Darkstone. Lo faccio andare allo Street Market. Dopodiché, stessa cosa farà Malopasso, andrà allo Street Market, mentre invece Florence vuole andare dal dottore e invece Molly vuole andare al saloon. E allora peschiamo la carta, me lo scordo sempre, del Daily Event, e aumentiamo questo di 1. Un altro Just Another Day, quindi non succede niente. E vediamo che cosa fanno i nostri eroi. Cominciamo da Sanchez e Malopasso, che tirano due volte l'evento. Allora, prima di tutto lo tira Sanchez, ottiene un 8, vuol dire che non succede niente. Dopodiché lo tira Malopasso, che ottiene un 8, e vuol dire che non succede niente. A questo punto vogliono provare a vendere le Darkstone. Quindi Sanchez ha 3 Darkstone che può vendere per ogni Darkstone, per un dado giallo, per $20. Quindi noi facciamo 3 più 4, 7 più 4, 11. Sanchez fa $220 vendendo le Darkstone, e quindi va a 565, mentre Malopasso ne vende 1, 2, 3, 4, quindi tiro due coppie, 6 e 10, 16, quindi $320 per Malopasso. Malopasso passa a $2,600. Continuiamo a leggere quello che volevamo fare. Credo che non vogliono fare nient'altro, vogliono, perché avrebbero voluto fare in realtà azioni al, come vi dicevo, al Frontier Outpost, che non esiste più. Passiamo a Molly, che va al saloon, tiriamo il suo evento. L'evento è 8, a Tall Tale. Stai ascoltando alcune delle avventure, cioè, mentre ascolti le storie che ti racconta uno dei clienti del saloon, decidi di raccontare anche la tua. E quindi fai un test di lore, fai lore al 5, e per ogni 5 più che ottieni guadagni 10 punti esperienza. Molly ha lore 2. Non è brava a raccontare storie perché è solo una ragazzina. Però comunque fa un doppio 6. Quindi guadagna 20 punti esperienza, passando a 1300 punti esperienza. Questo invece di mettere i segnalini li scrivo direttamente. Ok, quindi al saloon Molly che cosa voleva fare? Che dite? Proviamo la fortuna? Molly ha fortuna 3.
quasi quasi prova a giocare al Brimstone Craps. Sì. Praticamente spende 100 dollari e tira 3 dadi. Per ogni 5 più che fa guadagnerebbe 100, non ne ha fatto nemmeno uno. Comunque prova a ritirare col grit. E non ne fa nessuno, quindi ha perso 100 dollari. Quindi Molly passa da 325 a 225 dollari. Non è una bella. Giustamente una ragazzina che si siede al tavolo, ma che deve fare? Veramente, sta sfigata qua. Infine, passiamo a Florence che va al Doc Office. Tiriamo il suo evento. L'evento è il 7, ovvero non succede niente. E Florence al Doc Office desiderava chiacchierare col dottore di usi e costumi professionali medici, ma soprattutto voleva comprare una jar, cioè la bottiglia, questa degli esperimenti che può essere venduta. Praticamente paga 150 dollari adesso, quindi Florence passa da 500 a 350 dollari e guadagna una specimen jar che, se dovessimo andare in un'altra dimensione, può riempire e rivendere eventualmente. Detto questo, allora Molly lascia la città, non ha più intenzione di perdere soldi. Florence, credo che anche lei lasci la città. No, vuole restare un altro giorno. Gli altri eroi restano tutti un altro giorno, quindi passiamo. No, questo scusate, resta due, tiriamo per vedere se succede qualcosa. No, non succede niente. E peschiamo una carta degli event. Abbiamo trovato qualche cosa. Ogni eroe può fare un test di lore al 4 più per investigare. Guadagna 10 punti esperienza per ogni 4 più tirato. Se invece tira un 1, subisce un D6 colpi orrore, ma se dovesse tirare un 6, scoprirai che i minatori hanno trovato qualcosa di valore e vogliono vendertelo. Quindi in quel caso prendi una carta mondo, scegli un artefatto e lo puoi comprare a un costo scontato. Questo è un gran bell'evento. Allora direi che tutti gli eroi ci provano. Purtroppo Molly non c'è, quindi non lo può fare. Allora, Florence ha lore 2, quindi tira due dadi. Fa un 4 più, quindi è un 1. Col 4 più guadagna 10 punti esperienza, che gli raddoppio, quindi va a 340 punti esperienza, mentre con l'1 subirebbe un D6 colpi orrore, e sì, e subisce un D6 colpi orrore perché non ha. Subisce 4 colpi orrore che può resistere al 3 o più. Non ne resiste uno, quindi subisce un punto sanità. Per quanto riguarda Sanchez ha lore 3, tira 3 dadi, ha fatto un 6, quindi ha trovato un artefatto. Intanto guadagna 20 punti esperienza perché ha fatto due tiri sopra al 4 più, quindi passa a 45 punti esperienza. E dopodiché vediamo che artefatto ha trovato in forte sconto. Prendiamo le carte mondo, scoliamole. La cosa bella è che questo artefatto viene venduto a un D6 per 50 dollari, quindi magari potrebbe trovare un artefatto che vale 2000 dollari e comprarlo per 200 dollari, anche se non gli interessa rivenderselo e fare così un sacco di soldi. E allora, viene da Targa, quindi sarà probabilmente qualcosa di tecnologico. Peschiamo una carta Targa a caso. Isolation Field. Questo è un gran bell'oggetto in realtà, una volta per combattimento puoi scegliere te stesso o un altro modello entro 3 caselle di raggio. Fino alla fine del turno, quel modello non può muoversi, attaccarsi o essere attaccato. Praticamente è un salvavita. E i minatori lo vendono a 200 dollari. Quindi io direi che a Sanchez questo oggetto lo faccio comprare, quindi passa a 365 dollari. E se non lo desidera, può semplicemente dirmi che aveva intenzione di venderlo, io aggiungo i soldi, prende fa soldi extra. Isolation Field.
e lo aggiungo all'infinità di oggetti che Sanchez possiede. Facciamo il tiro lore di Malopasso. Malopasso a lore 5. Wow! Fa ben 2-6, quindi trova due artefatti. Aspetta. No, è sempre un artefatto solo. Quindi fa 20 punti esperienza, me lo passo, passando a, levando io anche quei 20 che ho messo lì, passando a 240. Sai che mi trovo meglio ad aggiungerli direttamente. Però c'è un 1, quindi subisce un colpo orrore che può resistere al 3+. Che resiste. Vediamo l'artefatto da che mondo viene. Da Giargono. Quindi peschiamo un artefatto a caso da Giargono. È polvere di Tufar. Che cos'è? Si può scartare per cancellare una carta Growing Dread. Al 4+. Però comunque vale $350, quindi potrebbe, diciamo, a seconda di quanto fa questo tiro, potrebbe guadagnare del denaro. Siccome ha fatto 3, paga 150. Sentite questa sorta di bug. Paga 150. Ottiene questo oggetto e lo rivende subito a 350, quindi praticamente ha guadagnato $200 gratis e passa a 2800. Complimenti, ma lo passo. E questo lo possiamo scartare perché è stato rivenduto. E questo è stato l'evento. Peccato che non c'era Molly. Pazienza. Passando alla terza giornata, allora Sanchez vuole andare allo Smuggler's Den, mentre Malopasso vuole andare all'ufficio del dottore e Florence vuole andare all'Indian Trading Post. Quindi cominciamo con, direi di cominciare con Sanchez, che innanzitutto tira l'evento dello Smuggler's Den. È un 9, a big hole, e dobbiamo tirare due oggetti extra da aggiungere al black market. Vediamo che cosa sono: una carta artefatto e una carta gear. La carta artefatto viene da Treterra, quindi peschiamo un altro equipaggiamento di Treterra. Scorch Pistol comincia con un segnalino, benzina. Ogni volta che spari, scarta un segnalino benzina. È praticamente una pistola lanciafiamme. Usa il D6 per il danno, ignora la difesa, l'armatura e le protezioni. Però praticamente si può usare una volta sola. Perché poi se non hai il segnalino benzina, non puoi sparare. Mi sa che la puoi ricaricare solo a Treterra. Quindi poi vediamo se gli interessa. La carta gear invece è Forge Smith Hammer. Allora, è un'arma da corpo a corpo, costa $650 e una mano. I tuoi combat hit usano il dado giallo, il Peril Dice, che prende come un D6 che non può fare meno di 3, per quanto riguarda i danni. Se lo dai a un alleato blacksmith, che noi non abbiamo, gli eroi possono usare la sua abilità Darkstone Enhancement fino a 2 volte per turno invece che una volta sola. Anche questo lo metto qua, e se qualche eroe volesse comprarlo, insomma, mi spende $650, io lo aggiungo poi alla sua scheda. Detto questo, me lo passo. Sanchez vuole comprare, offrire da bere a tutti, quindi spende $30 per offrire da bere a tutti. Siccome offre da bere a tutti, intanto passa a $335. Ricordiamo che non ho ancora fatto spendere l'oro. Molly dovrà pagare $20, mentre tutti gli altri eroi 30. Non ho ancora fatto spendere l'oro i soldi per il saloon. Siccome ha offerto da bere a tutti, è andato nella rista. Quindi si fa un di 3 ferite, 2 ferite che non può resistere a causa della rissa. Quindi ovviamente ha perso 5 ferite, all'inizio avventura sarà con 5 ferite in meno. Ma guadagna un punto grit.
Dopodiché, ma lo passo, scusate, continua a chiamarlo, ma lo passo a me Sanchez, vuole rapinare la banca. Allora, per rapinare la banca deve fare un test di Kunning al 5+, ricordiamo che lui ha Kunning 3, e se non sbaglio si vuole usare l'esplosivo. Può scartare un esplosivo per guadagnare più 3 Kunning, quindi ha 6 di Kunning. Allora, vediamoci una dinamite e tiriamo 6 dadi. Al 5+, per ogni 5+ guadagna il suo valore di fortuna, che è 2 per 50 dollari, quindi ogni 5+ gli fa guadagnare 100 dollari. Però se fa 1 subisce un di 6 colpi. Allora ha fatto 2 5+, poi vuole usare il grit per ritirare tutti i dadi falliti. Bene, non ha fatto nemmeno un 1 e ha, rapinando la banca, ha fatto la bellezza di 400 dollari. Complimenti a Sanchez, che passa a 735 dollari, e visto che interrompe qui il suo town stay, gli levo i 30 dollari dell'albergo e Sanchez ha finito. A questo punto levo anche i 20 dollari a Molly, che passa da 225 a 205 dollari. Malopasso ha finito. Perché lo chiamo Malopasso? Sono impazzito. Andiamo dal vero Malopasso, che è andato al Doc Office e vuole vendere la sua specimen jar. Intanto tiriamo l'evento. L'evento è il 5, Dirty Tolls. Se prova a fare una surgery, un'operazione, il risultato è meno 1, ma non ci interessa. Allora, vuole provare a vendere la sua specimen jar. E la vende per un di 6 per 100 dollari. La vende per 400 dollari. Quindi eliminiamo la specimen jar da Malopasso. Facciamogli guadagnare 400 dollari che lo portano a 3200 dollari. Wow! E credo che non voglia fare altro il dottore. Aspettate che controllo. No. Vuole comprare un'altra specimen jar. Quindi spende altri 150 e si ritrova a 3050. Si ritrova a 3050 e infine Florence, vuole andare a l'Indian Trading Post e tira 2 dadi per l'evento. L'evento è un 7, il che significa che triggera la sua unwanted attention. Quando si ottiene un 7 e hai un segnalino unwanted attention, tiri un dado per ogni unwanted, tiri un dado, se fai un risultato uguale o inferiore a quanti segnalini unwanted attention hai, ti sparano alle spalle. Le sparano alle spalle e le fanno un di 6 di danni per livello del personaggio, lei è di livello 1. Quindi lei subisce 4 ferite che non si possono salvare. Quindi ha subito un colpo alle spalle, qualcuno che ha saputo che aveva vinto dei soldi al saloon e l'aveva vista, gli ha sparato alle spalle. Ahimè. E niente, qui vuole provare a fare la Vision Quest. Per fare la Vision Quest e scoprire quindi qual è il suo spirito guida, deve fare un test di Spirit al 5+. Lei ha Spirit 3. C'è riuscita. Quindi guadagno 25, per lei il raddoppio 50 punti esperienza, quindi va a 390. E scopre qual è il suo animale guida. L'animale guida di Florence è l'aquila. Una volta per avventura, durante la prossima avventura, potrà scartare... e ripescare una carta threat, cioè le carte dei mostri, o una carta darkness. Questo è un gran bel spirito guida, devo dire. Sicuramente migliore di quello degli altri eroi. E detto questo, anche lei lascia la città e quindi paga 30 dollari spesi in albergo e scende a 320 dollari. Malopasso invece vuole stare un altro giorno. E allora aumentiamo di 10 dollari la spesa. Malopasso, vediamo se succede qualcosa di brutto. No, per fortuna.
Allora, Malopasso in questo nuovo giorno vuole andare allo Sheriff's Outpost. Quindi prendiamo la carta. Ricordiamo che Malopasso durante una precedente avventura ha guadagnato permanentemente il titolo legge. Tiriamo l'evento. L'evento è un 5, ovvero non succede niente. E allora, qui Malopasso vuole controllare la bounty dello sceriffo, che sarà Troll Hunter. Quindi, se durante la prossima avventura incontriamo dei Troll Hunter, ci daranno soldi extra. Dopodiché, vuole provare a scortare un prigioniero. Quindi, scortare un prigioniero. Però, scortare un prigioniero finisce il suo town state. Quindi, siccome lui voleva comprare il The Punisher, uno shotgun molto forte, che costa 3.000 dollari, è meglio comprarlo prima di scortare il prigioniero. Quindi, si vende lo shotgun per 300 dollari, visto che non gli serve più, quindi passa a 3.350 e ne spende 3.000, quindi resta a 350 dollari per prendere il The Punisher. Ora ve lo descrivo, è un fucile bellissimo che possono usare solo gli eroi legge. Praticamente è una doppietta, uno shotgun, però con raggio 6, che è molto per uno shotgun, che spara due colpi e ha la possibilità di essere upgradato. Ha un segnalino, ha uno spazio upgrade, quindi volendo si potrebbe aggiungere un colpo extra con un grilletto di Darkstone. Usa il D8 per colpire, quindi fa col 6, 7, 8 fa un critico, e una volta per turno puoi ritirare un tiro di danni. E usa anche il D8 per i danni. È un'arma veramente, veramente bella. E quindi mi sa che d'ora in poi, finalmente Malopasso avrà una buona arma. Dopodiché, scortiamo. Voleva scortare un prigioniero, dico bene? Sì. Scortare un prigioniero significa che deve fare un test di lore al 5 o più. Lui ha lore 5. Tira 5 dadi. Fallisce. Se è fallito, subisce un agguato dalla banda del prigioniero. Non hai altra scelta che lasciarlo scappare e ritornare in città. Perdi tutti i grit che hai al momento. Quindi, però non c'è nient'altro di negativo. Basta, ha perso i punti grit. C'erano qualche evento negativo se faceva degli uno, ma non ne ha fatti. Quindi ragazzi, questo conclude il nostro town stay. Malopasso lascia l'ufficio dello sceriffo. Ah, non avevo pescato, non gli ho fatto pescare l'ultima carta evento, pazienza. Leviamo 40 dollari a Malopasso, che da 350 passa a 310. E ricordiamo che Malopasso adesso ha il The Punisher, che è un ottimo shotgun, e in più è pure salito di livello. Va bene ragazzi, ci vediamo alla giocata vera e propria di Dungeon. Come al solito, grazie per il fatto che seguite queste avventure e alla prossima. Ciao!